Fiumi e laghi costituiscono quasi il 2% dell'acqua dolce della Terra. Sono uno dei maggiori serbatoi di biodiversità, nonché tra gli ecosistemi più degradati e in pericolo, minacciati dal costante aumento della pressione antropica. Le specie di organismi che vivono in questi ambienti sono gravemente minacciate o stanno scomparendo ad una velocità da 4 a 5 volte superiore rispetto alle specie terrestri e marine. Il sovrasfruttamento delle risorse, il degrado o la perdita di habitat e l'invasione da parte di specie aliene sono tra le principali cause di questo declino. Gli interventi umani che modificano il reticolo idrografico, come gli sbarramenti e le deviazioni dei corsi d'acqua, ne alterano le condizioni chimico-fisiche, modificandone ad esempio la temperatura o introducendo sostanze inquinanti che danneggiano gli ecosistemi. È dunque fondamentale controllare lo stato delle acque nei nostri territori, come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque Europea, anche monitorando alcuni organismi definiti bioindicatori, vere e proprie sentinelle dello stato di salute di questi preziosi ecosistemi.